Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della TuttoTech nella rubrica dedicata al bimbi. Oggi vorrei farvi vedere una nuova ricetta, appunto preparata con il bimbi, ma prima di tutto questo vi voglio invitare ad iscrivervi al canale, attivare la campanella e mettermi un bel mi piace, così che mi supportiate in questa nuova avventura. Ora veniamo a noi. Non so a casa vostra, ma con questo caldo durante quest'estate a casa mia il gelato non può mancare. Quindi cosa faccio? Cerco di studiarmi la domenica, nel weekend, quando ho un attimo di tempo, quali gusti ci piacciono. Faccio la spesa in funzione dei gusti del gelato, perché ragazzi, con il bimbi, pochi ingredienti, sani, salutari, e avrete sempre il gelato in freezer. Ma ora veniamo agli ingredienti: 250 g di panna, 250 di latte intero, 70 di zucchero, 25 di amido di mais, maizena, 100 g di sciroppo di menta e 80 g di cioccolato fondente a pezzi. Io ho scelto le gocce di cioccolato, così non li devo neanche tagliare. Ma ora veniamo al procedimento. Aggiungiamo i primi 4 ingredienti nel boccale, così come ci dice la nostra app. Schiacciamo inizia a cucinare, così che la ricetta ci guidi passo passo in tutto il procedimento. Iniziamo mettendo nel boccale 250 g di panna. Schiacciamo avanti, 250 g di latte intero. Ricordatevi che portare. Aggiungiamo i 70 g di zucchero, i 25 g di maizena. Posizioniamo il misurino. Facciamo cuocere 7 minuti a 70 gradi e giriamo la manopola sulla velocità 3. Ecco che ha finito. Clicchiamo su avanti e aggiungiamo 100 g di sciroppo alla menta. Azzeriamo la tara. Io per comodità ho già pesato tutto. Ah, mancano 8 g. Aggiungiamo subito. Andiamo avanti. Posizioniamo il misurino. E mescoliamo. Ruotiamo la manopola fino alla velocità 4. Trasferiamo la crema in una teglia di alluminio larga e bassa, altezza 4 cm. Io, come vedete, ho preso questa classica, quella delle lasagne per intenderci, e verserò il composto al suo interno. Questo perché, vi spiego. Praticamente abbiamo preparato questa crema, andremo a posizionare, una volta raffreddato a temperatura ambiente, quindi tra un paio d'ore, posizioneremo la nostra teglia all'interno del freezer. Ci vuole una decina di ore, io lo faccio oggi così lo mangeremo domani, dopodiché vedremo nello specifico la ricetta cosa ci dice, ma il concetto è: preparo oggi per mangiarlo domani. Quindi quando avete un po' di tempo, quando siete tranquille e non sapete cosa fare, ma per portarvi avanti, soprattutto noi donne che dobbiamo sempre far lavorare il cervello e pensare qualcosa di interessante che faccia contenti tutti in famiglia, allora ci premuniamo di preparare tutti gli ingredienti per poter avere le cose subito pronte per i giorni in settimana. Non so voi, ma io nel weekend sono un filo più libera. In settimana non si riesce a fare niente, quindi mi devo organizzare. E proprio su questo punto, ragazze, sì, parlo direttamente alle ragazze, ma sono sicura che ci sarà anche qualche ometto a cui piace cucinare. Anzi, fatemelo sapere, maschi o femmine. Proprio su questa cosa dell'organizzazione del menù settimanale pensavo di fare un video. Fatemi sapere se vi può interessare, perché non so voi, ma io sono una disorganizzata cronica e ho bisogno di alcune regole, di alcuni step, di avere l'organizzazione tutto sotto controllo, proprio per non arrivare impreparata alle 7 di sera e non sapere cosa mangiare. Quindi la mia idea era quella di, grazie all'applicazione del bimbi, che davvero fa la differenza, perché oltre a essere un macchinario indispensabile in cucina, dà proprio una mano a chi cucina di organizzare bene i pasti, e quindi c'è tutto il menù settimanale da studiare, da pensare, ma senza grandi cose. Non pensiate che io sia una cuoca chef, oppure sono una donna normale che lavora 8 ore al giorno e che quindi sono un po' in difficoltà la sera, perché vado di fretta e voglio
cose buone e soprattutto sane per la mia famiglia. Quindi bando alle ciance, mettiamo in freezer tra un paio d'ore quando si sarà raffreddata la nostra teglia e ci vediamo domani. Copriamo il nostro composto o col coperchio della teglia oppure con un foglio di alluminio e lo andiamo a riporre in freezer. E ora aspettiamo 10 ore. Ciao ragazzi, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti che avevamo inserito la nostra teglia con la crema alla menta e cioccolato, l'avevamo posizionata in freezer. L'ho lasciata per 24 ore in freezer, dopodiché l'ho spostata nel frigorifero. Adesso andiamo a prenderla e seguiamo la ricetta. Una volta estratta la teglia dal freezer, dove è rimasta per 24 ore, bisogna spostarla nel frigorifero per almeno 15 minuti. Procediamo. Leggiamo nella ricetta che bisogna tagliare il composto congelato a pezzi di 4 cm x 4 con un coltello lungo ed affilato. Vediamo. Vogliamo prendere il centimetro e misurare se è 4x4? Indicativamente. Ovviamente non è congelato completamente perché c'è il latte, c'è lo zucchero, eccetera, eccetera. Quindi non è un cubetto di ghiaccio. A questo punto inseriamo i nostri cubotti di gelato nel boccale e tritiamo 15 secondi a velocità 6 spatolando. Cosa vuol dire spatolando? Vuol dire che la nostra spatola, appunto, verrà inserita nel boccale, nel foro del boccale. Non abbiate paura, le lame non toccano, è stato studiato apposta per far sì che giri e intanto mescoli il nostro composto. Vediamo. Lo metto tutto o lo tengo un po' per stasera? Secondo me non arriva stasera. Una volta inserito tutto il composto, chiudiamo col coperchio e inseriamo la nostra spatola. 15 secondi, velocità 6. Aggiungiamo le nostre gocce di cioccolato. Mescoliamo delicatamente con la spatola il composto e trasferiamo il gelato in un contenitore, nel nostro caso nelle nostre coppette. Ecco qui il nostro composto, tenete conto che fa veramente caldo, ci sono più di 35 gradi, quindi è già un po' sciolto. E buon gelato a tutti! Eccoci arrivati alla fine della ricetta, relativi al bimbi. Andate a vedere la mia playlist sul canale di Tuttotech, fatemi sapere se vi può interessare qualche altra nuova ricetta, se avete delle richieste, delle domande, curiosità, oppure per suggerirmi qualche ricettina da fare. Vi anticipo che prossimamente faremo un video dedicato solo ed esclusivamente all'applicazione del Bimby, che ho trovato molto utile, ho trovato veramente interessante e soprattutto completa e ricca di numerosi spunti. Direi che per questo video è tutto. Vi saluto, vi mando un bacione, alla prossima, ciao!